Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Acoustic Breakfast. L'ospite di oggi si chiama Francesco Nano, è uno degli specialisti nell'uso del web per dare informazioni nel settore musicale. Anni fa fondò un portale che si chiama scuolasuono.com, dove appunto i musicisti potevano trovare informazioni che andavano dallo streaming audio ai corsi online di home recording, dove si poteva cercare nuovi modi per la distribuzione musicale. Insomma, un sistema innovativo per fare musica un po' a tutti i livelli. Vediamo se è già pronto in Skype per noi, così gli facciamo qualche domandina. Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno. Come Come va? stai? Tutto Tutto bene? a posto, sì. Ok. Grazie per aver accettato questo invito per questa chiacchierata qui ad Acoustic Breakfast. Grazie a voi per avermi invitato. Intanto saluto Non tutti. sono abituato a farmi intervistare, quindi beh, ormai di interviste ne ho fatte parecchie da intervistatore, quindi non posso dire proprio di essere emozionato. In ogni Certo. caso, è sempre una bella esperienza. Non sono mai stato dall'altra parte di Skype, diciamo così. Beh, guarda, io sono una delle persone che ha avuto il piacere di essere stato intervistato da te anni fa, quindi mi fa piacere, dare a te modo di raccontare quello che fai con il tuo lavoro, o come preferisci chiamarlo, la tua missione al servizio della musica sul web, che è una cosa secondo me molto 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 interessante. La mia mission, sì. Esatto, ci tengo a salutare gli amici che ci seguono su AMB Web Social Radio, questo nuovo modo di fare comunicazione tramite la rete. E volevo chiederti innanzitutto, come prima cosa, di raccontarci un po' chi sei, al di là appunto del tuo lavoro in rete con la musica. Chi è Francesco Nano? Mi fa un po' ridere questa domanda perché no, non mi sento un personaggio importante di quelli diciamo, da scoprire nei retroscena, nel dietro le quinte. Mi sento una persona normalissima, quindi chi è Francesco Nano? Un ragazzo ormai con pochi capelli, ma un ragazzo semplice, una persona normale. Beh, cosa dici? Ti racconto un po' del mio background, di quello che ho fatto fino a prima di scuola suono, Sì, mi come interesserebbe proprio sapere come sei arrivato all'idea di aprire questo portale così ricco di contenuti e di informazioni, perché non è una cosa che uno si sveglia una mattina e dice faccio questa cosa. Quindi sapere proprio come sei arrivato a questo. Beh, allora intanto ti ringrazio per il commento positivo che hai dato al mio sito. Io, essendone il proprietario, vedo anche i grandi difetti e penso che anche alcuni miei visitatori li vedono. Tuttavia, posso dire di aver ricevuto davvero molti commenti positivi da persone che assicuro non le ho pagate, non le conosco. Certo. Trovate i commenti sul sito perché la mia idea è stata questa, di regalare inizialmente molta informazione ai musicisti, alle band, informazione pratica, informazione semplice, diciamo, che potesse essere applicabile a un discorso di live recording, a un discorso come si può dire, di registrazione, ma anche applicando le varie tecniche di home recording e da tecnico del suono alla sala prove, ai concerti, nei pub, eccetera, eccetera. Infatti ho prodotto, diciamo, due ebook che attualmente sono ancora scaricabili
su scuolasuono.com. Tra poco non so che fine faranno, perché sono in fase di cambiamento, quindi siamo penso agli ultimi giorni per cui sono disponibili. Chi avesse intenzione e piacere di scaricarli e di darci un'occhiata può andare ancora adesso su scuolasuono.com. E la mia storia è stata questa: nasco come batterista, cioè ero il tipico ragazzino alle superiori che voleva vivere nel mondo della musica, quindi ho preso diversi anni di lezioni, molte ore di lezione per diventare un bravo batterista. Alla fine ahimè ritengo di non lo so, probabilmente non ero portato, o forse anche col senno di poi il confronto con un insegnante estremamente bravo a suonare e didatticamente, diciamo, nessuno è un mostro in ogni campo. Lui era più bravo a suonare che a insegnare, quindi probabilmente anche questo, per come sono io, per la mia persona, tutta questa situazione non mi ha portato ad avere grandi risultati nonostante il mio impegno. E quindi a un certo punto, un po' disilluso se vogliamo, ma sempre innamorato del mondo della musica, su consiglio della mamma, quindi saluto e ringrazio la mia mamma che mi ha spronato a seguire questa strada. La salutiamo anche noi. Mia mamma Silvia, ciao. Su suo consiglio ho intrapreso una scuola per tecnico del suono. Ho detto vabbè, magari non riuscirò a essere un musicista, però l'ambiente della musica mi piace. E poi non è detto che, insomma, in un futuro non possa di nuovo mettermi a studiare musica e continuare. E vado avanti? Sono noioso? No, è interessante questo passo che ti ha portato appunto dalla batteria a dedicarti a una cosa più ampia, che è appunto l'aiuto al musicista in generale, perché appunto chi si avvicina all'home recorder non è soltanto uno strumentista, ma è... può essere comunque qualsiasi tipo di strumentista o anche una band completa, quindi ricordo perfettamente questi tuoi, diciamo, libri virtuali che scaricabili online, che sono fatti molto bene. Poi appunto ne parleremo anche. E quindi ti dicevo, all'età di 19 anni stavo cercando, ecco, diciamoci la verità, siccome non sapevo ancora esattamente cosa fare della mia vita, ho intrapreso la carriera del venditore, facciamo un po' di pubblicità, venditore Herbalife e altre cose relative al network marketing, con scarsissimo risultato, perché proprio io per vendere non mi sento portato. E quindi tra un bussolotto di Herbalife e una polizza assicurativa sono andato a Bologna a fare un bellissimo corso. Io ringrazierò sempre il mio insegnante di fonica, perché veramente mi ha, più che le nozioni tecniche, mi ha dato uno sprone, mi ha dato la voglia di continuare, di andare avanti in un mondo musicale, ti parlo di parliamo di ormai quasi 10 anni fa, che certo era già in crisi, che finiva di essere in crisi, non iniziava ad essere in crisi. Adesso siamo in un periodo molto particolare di ripresa, ma sull'indipendente, se vogliamo metterla in questi termini. E quindi mi sono trovato nella situazione di non poter investire per avere uno studio di registrazione mio, perché comunque il settore era in crisi, non aveva senso nella mia città, nel mio luogo, fare un'operazione di questo tipo. Dall'altra parte non sono riuscito ad entrare in strutture professionali che mi dessero quello che stavo cercando, cioè conoscenza, cioè contatto con il mondo del professionale. E così ho continuato a studiare, ho fatto un po' di lavori in service, comunque ho lavorato un po' in studio, ho fatto anche un po' di post-produzione sui cartoni animati. Se per caso qualcuno di voi si è comprato le serie di Lupin III, ecco, in alcune puntate ho fatto il sync audio-video io. Beh, niente male. Quelle su DVD che escono, mi pare, per la Fabri Editori, ma continuiamo a fare pubblicità agli altri. Visto che hai citato i cartoni animati... voglio far sentire un pezzo che si chiama Inspector Gadget degli Helicaster. Li conosci gli Helicaster? Da adesso in poi li conoscerò.